L'unico modo per governare, il diabete è il cibo. E guardate che anche il diabete di tipo 1 si può convivere bene senza farmaci. Però appena la persona si scopre che è diabetico, bisogna intervenire. E guardate che la distruzione non avviene a causa dello zucchero, perché quando una persona ha la glicemia alta, la prima cosa, forse l'unica cosa che viene detta ai pazienti, ai malati, è non mangiare dolci, non mangiare zucchero, addirittura poi li si convoglia verso i dolcificanti artificiali che vedremo che sono micidiali, ma la causa del diabete soprattutto non è lo zucchero, ma sono i farinaci, i cereali, i carboidrati, questo. Il pane, il innocente, frumento. Buonissimo il pane. Innocente, però tu quando metti un boccone di pane in bocca, con gli enzimi della masticazione, la senti distruzione, il dolce, perché diventa proprio tutto. Nel diabete di tipo 1, la distruzione delle cellule beta dell'ancreas è causato in primis dal frumento, o dal riso o dagli altri cereali. Quindi se ci sono persone, e soprattutto per i bambini, che si scopre che sono diabetici di tipo 1, la prima cosa che bisogna fare è togliergli i cereali. Quelle vuol dire che sono persone che sono state programmate dalla natura per non toccare più un cereale. Basta, e possono vivere benissimo. E si scoprirebbe che loro riescono a tenere a bada benissimo la loro glicemia con il cibo giusto, l'attività fisica giusta, perché deve andare di pari passo. Cibo tutti che deve essere cereali, finalizzato. Non solo quelli a contenuto di glutine. Amici, no? Quando dicevo prima dell'India, 40 più milioni di diabetici, in toto tra insulino dipendenti e non insulino. E in India non usano frumento, se non in piccola parte, usano riso, ma idem in Cina. Sono i cereali. Infatti nel nostro panierino della spesa noi abbiamo mescolato insieme cose che possono le persone, sicuramente quindi, essere riuscite. Quando manifestano queste problematiche qui, bisogna in primis, prima di togliergli lo zucchero, togliergli i cereali. E le persone si rimettono a posto. E le cellule staminali del proprio corpo, del proprio organismo di cui siamo dotati, cominciano a rigenerare il pancreas. Perché il bello della natura è che dà la possibilità agli esseri viventi di rigenerare parti del proprio corpo. Io volevo dire che bisogna stare proprio attenti al pasto serale. È questo, le persone si devono mettere in testa due o tre concetti fondamentali. Il pasto serale è il pasto più importante. L'attività fisica durante il giorno è fondamentale, ma soprattutto fare una buona camminata, piuttosto che no, fatevi un percorso in casa da girare attorno a tavole, a sedie o via dicendo. Entrate e uscite da una casa dopo aver fatto tutti i perimetri di tutti i mobili. Fate le scale a piedi. Fare le scale, fate tutto questo qua. Ma soprattutto a cena state attentissimi. Lei, soprattutto a cena, signora, si dimentichi i cereali, i carboidrati, si dimentichi le patate dolci americane, ma si dimentichi anche la frutta, perché anche la frutta, soprattutto alle persone di gruppo zero, può elevare le glicemie. E si misuri la sua glicemia, signore, come ho continuato a ripetere questa sera, e scriva bene, tenetevi un bel quaderno, bel chiaro, e ogni pagina la dedicate a un giorno, e ci scrivete colazione, pranzo e cena, che cosa avete mangiato in quel giorno. E dopo due ore, magari vi bucherete le dita per una settimana, ma poi vi servirà per venire a capo di tutto. E dopo due ore che ha mangiato si fa il buchetto e vede che glicemia ha, e in più la misura al mattino appena alzata. Sì. E lei, signora, siccome le persone non sono tonte, ma tutte poi capiscano rapidamente, e vede che certi giorni avrà la glicemia perfetta e altri giorni avrà la glicemia più alta. Lei, per capire, va a vedere che cosa ha mangiato e viene a capo di tutto.
Basterebbe veramente che in tutti i centri dove curano il diabete, ecco, non esprimo giudizi per non essere terribilmente severo e drastico, dove curano il diabete, basterebbe che dicessero alle persone: tenete, questo è l'apparecchio per misurarvi la glicemia. Dopo 2 ore che voi avete mangiato, vi misurate la glicemia e vi scrivete, che cosa avete mangiato. In più ci aggiungete di fare questo procedimento di misurarvi la glicemia al mattino appena alzato, e tutti capirebbero da soli, non ci sarebbe bisogno più di nessun centro di diabetologia, nessun centro antidiabetico, non ci sarebbe più bisogno, il diabete scomparirebbe.